L'interesse di Lewis Carroll per gli scacchi è abbastanza noto. Dalla lettura della corrispondenza e dei diari si sa che Carroll amava giocare a scacchi, non solo a memoria, ma anche partite vere. Non deve quindi stupire che Carroll, quando scrisse il seguito di Alice nel Paese delle Meraviglie attraverso lo specchio, decise di basarlo proprio sul gioco degli scacchi. Infatti, nella prefazione del libro si trova una vera e propria partita a scacchi. Troviamo infatti le mosse con le quali il pedone bianco Alice attraversa tutta la scacchiera, arriva a promozione diventando una donna ed alla fine scacco matto al re nero. Le mosse scritte in questa prefazione vengono successivamente trasformate in posizioni sulla scacchiera, posizioni moderne con la notazione moderna da Glenn Downey. Le vediamo qui in questa piccola animazione e notiamo soprattutto che spesso il bianco muove più di una volta sulla scacchiera. Questo è dovuto al fatto che in origine per muovere i giocatori tiravano i dadi per scegliere quale giocatore doveva muovere. Capitava quindi che uno dei due colori spesso faceva appunto più di una mossa di seguito, proprio come capita in questa partita. Se però utilizziamo un normale motore scacchistico come per esempio lo Stockfish alla massima potenza su Lichess e partiamo dalla posizione presente all'interno della prefazione del libro, vediamo che in realtà, utilizzando appunto le regole moderne, la posizione vinta per il bianco in appena 3 mosse. Ritorniamo però alla posizione iniziale. Ho provato, in questo caso, a cercare una possibile soluzione in 11 mosse del problema di Carroll, utilizzando ovviamente le regole moderne, cioè ogni giocatore per ogni turno ha una mossa e nei vari turni nessun giocatore può fare più di una mossa di seguito. In questo caso il pedone Alice arriva fino alla fine della scacchiera e da scacco diventando regina, mentre nella partita originale di Carroll diventa regina la nona mossa e da scacco all'undicesima. In descrizione trovate il PNG completo della partita secondo la notazione moderna, che poi ovviamente potete caricare su qualunque editor scacchistico usuale. In descrizione inoltre vi lascio il link all'articolo che ho dedicato proprio alla partita a scacchi di Attraverso lo specchio, con in più una piccola curiosità su una variante sugli scacchi che è ispirata proprio al Attraverso lo specchio. A questo punto non mi resta altro che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti a tutti!